Riconosciamo come le donne che potenzialmente possano essere vittime di abusi, di violenze domestiche, ma anche lavorative, anche psicologiche, possano riconoscere nell'ambiente della farmacia un ambiente protetto, idoneo ad una confidenza a volte, idoneo anche ad essere percepite come in difficoltà. E da questo nasce l'idea del progetto Mimosa. Il progetto Mimosa è un progetto Federpharma sostenuto a livello nazionale che piano piano viene declinato nelle diverse province italiane e noi siamo, diciamo, tra gli antesignani, quindi questo ci rende molto orgogliosi. Ma che cos'è? È la messa a disposizione nelle nostre farmacie di un volantino nel quale sono stati selezionati con molta attenzione i centri accreditati sul territorio, i centri di ascolto antiviolenza dedicati alla violenza al femminile. Quindi a quella che è la rete di emergenza. Il farmacista, mediante una dovuta formazione che andremo a frequentare insieme ai referenti del centro di violenza Petra del Comune di Verona, è quella che ci porterà ad un approccio il più possibile mirato e professionalmente utile affinché, oltre alla sensibilità che le farmacie di per sé esprimono, si possa anche riconoscere le modalità più idonee di avvicinamento.